prima di tutto volevo ringraziare tutti per gli auguri di compleanno che ho fatto il 21 giugno. Sono stato un po' assente. Aspetta, te vengo io, te lo dico io. E quindi ho avuto dei problemi di connettività. In ogni caso, vi lascio una chicca mia interpretativa. E in più voglio farvi una domanda. Aspetta, zitto. Allora, se in giro lo chiamano gomma da masticare, chewing gum, gomma americana, big bubble, tanto per fare pubblicità, perché qui da noi la chiamiamo chicles? Suona, buco in pancia, scendo, moca, radio, corro, salgo, 20, doccia, barba, leggo l'iPhone sulla tazza, vendi, compra, Dow Jones, Nasdaq, paga, tassa, broker, banca, tanta gloria, quanta ansia, stacco, basta, sbatta, per non vedere il mio nemico basta chiudere il Mac, le sue tipe di cognome fanno tutte JPEG, fumo e leggo i tuoi commenti, sì però per divertirmi, ossessivo come un nerd, i russi coi miliardi fanno shopping da trussardi, una volta erano zar, sono diventati zarri, sono tutti presi male dall'invidia verso gli altri, serve mantenersi calmi con il metodo Bob Marley. Io, anche se si vede sfocato, 4 luglio 2015. Non so neanche se in 4, forse 5. Non sono ubriaco. Ce l'avevi lì? In realtà, tra un film e l'altro che si guarda. Allora, io conosco, in realtà è la realtà che mi piace, cioè ridere nel pianto o piangere ridendo. No, lo so, però non è molto carino. È stata firmata dal governatore, protocollata. Non ce la faccio, cioè. Nei mille pensieri, mille passa, succedono delle cose molto stupende. E poi ci pensi, qualche giorno dopo ci ridi sopra. E nello stesso tempo ti viene anche da piangere. Ma io non c'entro niente con questo. A una domanda di questo genere, uno ci pensa e dice, non lo dico però ma va, pure viene di ancora. Io non so. Però no. Ho giurato che prima di morire mi fa. Avrei visto. Questa me la tengo. Non l'ho bevuto, giuro. Cioè sì, una birrettina. Anche molto apprezzato. Speriamo si veda sfocato davvero. Quello che voglio dire. Tagli un po' perché poi mi viene da ridere, perché tutta la situazione. La domanda che il titolo che farei di questa cosa è salvate mio figlio, che in realtà non è solo mio figlio, in generale è il figlio di ognuno di noi, perché mi ha fatto una domanda e questa qui alla fine dice ma va, non è possibile. Quindi io adesso dico, parlando di una situazione, tagliando un po' qualche discorso, poi lo spiego meglio. Non è un ragazzo, è un uomo cresciuto. Questo cazzo di film lo devo. Allora, la domanda è questa. Se vostro figlio vi chiede cosa rispondereste voi? No, non ce la faccio. Se un bambino di 7 anni mi guarda e mi chiede, mi dice
Ma se la mamma si comporta così e tu ti comporti così, cioè ognuno a modo suo, no? Io quando diventerò adulto, come mi devo comportare? Ma che cazzo gli rispondi? Ok, da papà gli rispondi in modo saggio, quindi un po' uno, un po' l'altro, però quando ci pensi e sono tre giorni che gli vai avanti, dici, dove ci la domanda, quindi questa, che cazzo gli rispondete voi a vostro figlio se vi chiede una roba del genere? Io quando sarò adulto come mi devo comportare? Cioè non lo so, non lo so, aggiungiamo che più del 40% della collezione pausa.